Buonasera dal TG 2000. Emergenza immigrazione in primo piano diventa infatti sempre più complessa e drammatica la gestione dell'imponente flusso migratorio in viaggio attraverso il Mediterraneo. Questa notte gli ultimi 300 migranti sono sbarcati a Pozzallo, mentre si attende ancora piena chiarezza su quanto accaduto nella notte ad un peschereccio italiano, prima preso in ostaggio da alcuni miliziani libici e poi liberato dalla nostra Marina Militare. Proseguono intanto le indagini sulla morte dei 15 cristiani gettati a mare, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Massimiliano Cochi, che si trova a Lampedusa. Buonasera Massimiliano. Sì, buonasera Letizia. Come dicevi tu, mentre a Palermo gli investigatori stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda che ha visto la morte di 12 cristiani che sarebbero stati gettati a mare dopo una lite con dei musulmani, c'è un'altra vicenda che è tutta da chiarire ed è quella del peschereccio Airone, un peschereccio di Mazara del Vallo che è stato sequestrato questa mattina all'alba a 30 miglia in acque internazionali davanti alle coste di Misurata in Libia e che è stato liberato poche ore dopo grazie anche all'intervento di una nave della Marina italiana. È una vicenda tutta da chiarire, il peschereccio in questo momento è in navigazione verso l'Italia, non si sa se si fermerà qui a Lampedusa o se proseguirà direttamente fino a Mazara del Vallo. Dopo quello che è successo qualche giorno fa, cioè degli spari da parte sempre di miliziani libici contro un rimorchiatore che prestava soccorso a dei migranti, si conferma che le acque del canale di Sicilia sono sempre più pericolose e anche oggi sono state numerose le operazioni di soccorso effettuate dalla Marina, dalla Guardia Costiera, dalla Guardia di Finanza e centinaia di migranti sono sbarcati nei porti di siciliani, come ci racconta nel servizio Leonardo Possati. Gli ultimi sono sbarcati stanotte dalla nave Fiorillo. Fra di loro la polizia ha identificato un tunisino accusato di essere lo scafista dell'imbarcazione soccorsa e adesso dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'emergenza immigrazione rimane alta. Nell'ultima settimana 11.000 persone sono arrivate nei porti della Sicilia. A Trapani, dove 200 profughi imbarcati su un mercantile sono attesi nelle prossime ore, la polizia ha posto in stato di fermo il presunto scafista del gommone affondato il 14 aprile scorso al largo della Libia. Si tratta di un 31enne originario della Nigeria, mentre ad Augusta sono terminate le procedure di identificazione dei 592 migranti sbarcati al porto commerciale dalla nave Dattilo, uomini e donne questi recuperati in 6 diverse operazioni effettuate ieri. Tornando poi alla vicenda dei 12 cristiani uccisi nel canale di Sicilia, oggi il GIP ha confermato il fermo dei 15 immigrati musulmani accusati di aver gettato in alto mare le vittime dopo una lite per motivi religiosi. Sulla vicenda è anche intervenuto il segretario della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, che ha sottolineato che quanto sta accadendo nel canale di Sicilia ormai è un passo avanti nell'imbarbarimento e una strumentalizzazione della religione. Di tutto questo l'Europa di fatto se ne sta lavando le mani. Ma oggi a tenere banco è stato il sequestro del peschereccio Airone di Mazara del Vallo. L'imbarcazione, mentre navigava in acque internazionali, è stata agganciata da un rimorchiatore libico per poi essere liberata da una nave della Marina Militare Italiana. Durante l'operazione di soccorso sono stati anche sparati alcuni colpi d'arma da fuoco. In queste ore l'Airone sta rientrando nelle acque territoriali italiane, ma non è ancora dato sapere in quale porto. Toccherà poi alla magistratura decidere se si è trattato o meno di pirateria. Qui a Lampedusa intanto la situazione resta molto difficile sul fronte dell'accoglienza, ci sono 1200 persone nel centro che potrebbe ospitarne appena 250, gli ultimi arrivati sono i 70 eritrei che sono sbarcati qui nella notte ed è stato uno sbarco particolarmente drammatico, uno sbarco che racconta le sempre maggiori violenze che sono costretti a subire i migranti sulle coste libiche, come vi raccontiamo nel servizio che abbiamo preparato e con il quale vi restituisco la linea. I volti feriti, i corpi straziati, sono dure queste immagini, eppure bisogna guardarle perché raccontano di un altro orrore. Di 70 migranti, tutti eritrei, tra cui 22 donne e 2 bambini, 19 di loro hanno gravissime ustioni su tutto il corpo. Erano in attesa in una connection house, una fattoria, di imbarcarsi. Si trattava di un gruppo di eritrei e all'esterno di questa fattoria c'era una bombola del gas utilizzata per cucinare. Questa bombola a un certo punto è scoppiata, alcune persone sono morte al momento
due donne, un uomo e un neonato, ed altri sono rimasti gravemente ustionati. Dall'altra parte del Mediterraneo però non c'è pietà e dopo l'esplosione i trafficanti hanno caricato i migranti ustionati sul gommone e li hanno spediti verso l'Italia. Una ragazza non ce l'ha fatta, è morta durante la traversata. A soccorrerli a poche decine di miglia dalle coste libiche è stata una motovedetta della Guardia di Finanza. Le ambulanze corrono tra il porto e il piccolo poliambulatorio dell'isola. Da Palermo arrivano elicotteri per i 6 feriti più gravi. Certamente stiamo portando quelli che sono più gravi, sono delle gravissime ustioni un po' per tutto il corpo, soprattutto al viso, perché è stata la deflagrazione di una bombola di gas a quanto pare, e quindi tutti quelli che erano nei pressi insomma hanno avuto queste gravi lesioni. È vero che hanno raccontato che questa bombola sarebbe esplosa prima di partire? Prima di partire, sì sì, è esploso proprio in Libia, poi le hanno messi su un gommone e quindi... Questo fa impressione? Fa impressione, sì, insomma questo fa capire quanto contano le vite di queste persone. C'è una donna che avrebbe raccontato di aver partorito sulla barca e non c'è però il bambino? Non ha partorito sempre là in Libia 2 giorni fa, però a quanto dice la signora il bambino è nato morto a 8 mesi, ma lei è tutta ustionata, insomma, a causa delle ustioni avute. Questo diciamo, si è scatenato il parto, ma il bambino è nato morto. Non ci si abitua mai a questa? Come si può abituare a una situazione del genere, scusate. Non ci si abitua mai e questa è un'altra notte che Lampedusa non dimenticherà, una notte in cui trafficanti senza scrupoli hanno scritto un nuovo vergognoso capitolo nel loro libro dell'orrore. Ed ora la storia che ha fatto stare l'Italia col fiato sospeso. È stato ritrovato in Spagna Enzo Costanza, l'uomo di 38 anni in fuga con il figlio di appena 15 giorni. Il neonato è in buone condizioni di salute. Vediamo. Il bambino sta bene, è stato portato in ospedale dai colleghi spagnoli e è stato trovato in buona salute. Sarà trattenuto presso un centro per minori in attesa dell'arrivo della mamma. Ha un lieto fine per fortuna la vicenda di Enzo Costanza, impiegato 39enne di Orbassano in provincia di Torino, che era sparito martedì da un centro commerciale insieme al figlioletto di sole 2 settimane. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia spagnola questa mattina ad Albacete, in Castiglia, 250 km da Madrid. Non ha opposto resistenza agli agenti, ma è apparso in stato confusionale. Verso le 9.30, dopo aver dormito a Valencia, ha telefonato la moglie, dopo giorni di assoluto silenzio, per rassicurarla sulla salute del bambino e per dirle che lo avrebbe restituito. Stava facendo spese, stava per fare spesa in un centro commerciale, ha attivato anche lì una carta di credito e nel momento in cui abbiamo avuto questo ulteriore riscontro siamo riusciti a dare comunicazione alla polizia del spagnola che ha intercettato l'uomo e lo ha fermato, l'ha portato in commissariato. Ora si cercano di capire i motivi che hanno spinto l'uomo a portare via il neonato e trascinarlo con sé in auto per 72 ore, prima in Francia, poi verso il Portogallo e infine nella Castiglia spagnola. Costanza era in cura per disturbi psichiatrici e da un po' aveva deciso autonomamente di sospendere i medicinali. La procura di Torino ha aperto un fascicolo nei suoi confronti per sottrazione di minore, ma per il momento non è perseguito penalmente dalle autorità spagnole, non avendo fatto alcun male al figlio. E cambiamo argomento, parliamo di pensioni. Tra le novità in arrivo, la possibilità dal 1 maggio di conoscere il proprio profilo previdenziale online, ma non è l'unica. Ce le racconta Giorgio Schiavoni. Da giugno i titolari di 2 pensioni dovrebbero tornare a riceverle dal 1° del mese e non più il 10. Lo dice il presidente dell'INPS Tito Boeri, che nota come ci siano almeno 150.000 pensioni molto basse tra quelle interessate al cambio di date e per queste famiglie 10 giorni di ritardo sono un problema serio. L'INPS anticiperà i pagamenti e chiederà alle banche di fare altrettanto. Novità emergono anche sulla cosiddetta busta arancione. Dal 1° maggio alcuni di noi sapranno a quanto ammonterà la loro pensione. Si inizia con gli under 40 in possesso di un PIN dell'INPS e con almeno 5 anni di contributi previdenziali. A giugno toccherà gli under 50 e così via. Nel 2016 si completerà l'operazione con l'aggiunta dei lavoratori domestici e di quelli agricoli che alla fine riguarderà 23 milioni di persone iscritte all'INPS. A casa comunque non arriverà nessuna lettera, tanto meno arancione. Bisognerà registrarsi su internet e attendere un'email. L'operazione, secondo Boeri, avrebbe dovuto essere condotta 20 anni fa, quando fu introdotto il sistema contributivo. E servirà anche a spiegare che i contributi previdenziali non sono assimilabili alle tasse, ma rappresentano un risparmio forzoso, cioè imposto dallo Stato, per il consumo differito dopo l'età lavorativa. Nelle simulazioni svolte finora con gruppi ristretti di persone non sono mancate le sorprese. Quasi la metà dei lavoratori coinvolti, infatti, è delusa per l'esiguità dell'importo che riceverà.
E di immigrazione ed economia si è parlato nel faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente Obama e il premier Renzi. Dal presidente americano un invito all'Italia a proseguire sulla strada delle riforme. Augusto Cantelmi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, così Barack Obama accoglie i giornalisti italiani e Matteo Renzi nello studio ovale della Casa Bianca. Caos libico, dramma dell'immigrazione, crisi greca, conflitto russo-ucraino, un incontro fortemente voluto. Renzi discute con l'uomo più potente del mondo, dei tanti dossier aperti della politica internazionale. Si parte dalla Libia, l'Italia ha un ruolo centrale nel Mediterraneo, dice Obama, che garantisce il sostegno di Washington per la stabilizzazione della Libia. Ma si parla anche di Italia, sono molto impressionato della volontà di fare le riforme del governo italiano, sottolinea ancora il presidente americano. Da parte sua Renzi incassa gli elogi di Obama anche sull'Expo di Milano. Per ringraziare il presidente degli Stati Uniti d'America per la straordinaria leadership che sta esprimendo sia a livello di politica estera che nel modello economico e di sviluppo. E parliamo adesso di borse, perché c'è da registrare oggi un tonfo delle piazze europee. Quella di oggi infatti è stata una giornata nera per Milano, Francoforte e Madrid. Le notizie in arrivo da Atene, cioè quelle di una Grecia sull'orlo della bancarotta, hanno letteralmente gelato infatti i mercati finanziari. Piazza Affari ha chiuso con un calo del 2,4%. Ed ora la vicenda Whirlpool. Dopo le notizie di ieri a Caserta, i lavoratori dello stabilimento Indesit di Carinaro sono rimasti in presidio in fabbrica tutta la notte, blocchi stradali e sit-in contro la decisione annunciata ieri dalla multinazionale di chiudere il sito produttivo. Il servizio. Avevano ricevuto promesse di investimenti, promesse di un futuro tranquillo. I dipendenti della Whirlpool Indesit di Carinaro, in provincia di Caserta, non si aspettavano all'improvviso la notizia che sconvolge una vita, la chiusura della fabbrica dove lavorano da anni. Appena 24 mesi fa, dopo un tavolo con il Ministero per lo Sviluppo, l'Indesit aveva promesso nessun licenziamento per 5 anni. Oggi invece la casa madre americana Whirlpool annuncia 1.335 esuberi in Italia, di cui 815 in terra di lavoro. Per questo i dipendenti che rischiano il posto hanno incrociato le braccia da ieri pomeriggio. Oggi hanno occupato la superstrada che collega Giugliano a Caserta per chiedere al governo un intervento immediato. Sono vecchia per andare a un'altra parte, sono troppo giovane per andare in pensione. Che faccio? Mutuo, due figli, marito disoccupato, è tutto qui. La Whirlpool spiega al mondo intero che fa 500 milioni di investimento, però chiude 3 stabilimenti e in questi 3 stabilimenti hanno la brillante idea di chiudere quello là di Caserta. Niente promesse. Comunque sì, dalla sera alla mattina ci troviamo in mezzo alla strada. Nel pomeriggio una delegazione ha incontrato il presidente della regione, Caldoro. Le tute blu chiedono il rispetto di un patto stipulato con l'azienda che nel 2013 era italiana, per tutelare il futuro di circa 1.000 famiglie in un territorio già martoriato da altre piaghe, come la camorra e veleni sotterrati in tutta la Terra dei Fuochi. C'è proprio una prospettiva brutta, brutta, ma non tanto per noi, ma per i giovani che stanno qua, che stanno marito e moglie, quindi è una situazione molto critica. Ci spostiamo a Roma, dove oggi si è sfiorata la rissa a causa dello sciopero del trasporto pubblico. Chiuse 2 linee della metropolitana, tantissimi i disagi in tutta la città. E sulla metro A è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Vediamo. Doveva scattare alle 8.30 in punto lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali del trasporto pubblico romano, ma molti treni della linea A e della linea C della metropolitana della capitale si sono però fermati un quarto d'ora prima, lasciando a piedi migliaia di persone. Un semplice annuncio ha avvertito i passeggeri che la corsa non sarebbe più proseguita, mentre all'esterno dei convogli migliaia di persone non hanno potuto nemmeno salire sui treni. Qui siamo all'interno della stazione Anagnina, la rabbia tra la gente scoppiata dopo lunghi minuti di incredulità e di attesa.
Le immagini, riprese con la telecamera di un telefono cellulare, mostrano i passeggeri in attesa sulla banchina della stazione prendere letteralmente d'assalto il treno fermo sui binari. Caos, urla e proteste. Si è addirittura sfiorata la rissa e poteva andare peggio se non fosse intervenuta la polizia a placare gli animi. Alla stazione di Cinecittà, sempre sulla linea A, un centinaio di passeggeri ha occupato i vagoni della metropolitana, ormai al buio, in segno di protesta. Il Codacons ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica e all'autorità garante per gli scioperi per verificare se si sono avute irregolarità. L'associazione avrebbe ricevuto segnalazioni di molti utenti infuriati perché lo sciopero, che ha colpito soprattutto la metro A, sarebbe scattato prima del previsto, lasciando migliaia di persone a piedi. Anche l'autorità di garanzia per gli scioperi, fa sapere il sindaco della capitale Marino, ha già chiesto chiarezza e spiegazioni sui disservizi sia alla prefettura che all'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici romana. Segue in Iraq la barbarie da parte degli jihadisti dello Stato Islamico. I miliziani del califfato avrebbero distrutto alcune tombe cristiane in un cimitero di Mosul in Iraq. A riferirlo gli stessi jihadisti che hanno postato sul web foto e video sul sito mail online della Chiesa Luterana della Westfalia. Quando ho sentito il Papa che ha scomunicato tutti i mafiosi, questo fatto mi ha portato a decidere che dovevo cambiare vita per me e per la mia famiglia. Sono le parole di un pentito di mafia sentito questa mattina nell'ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Nicola Ferrante. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. 21 giugno dell'anno scorso, celebrazione conclusiva per la visita pastorale alla diocesi di Cassano a Lionio. Quell'espressione "sono scomunicati" viene immediatamente consegnata alla storia come la prima scomunica di un papa ai mafiosi, pubblica, forte e chiara. Nella piana di Sibari le parole di Papa Francesco risuonano di fronte a 250.000 persone, ma l'eco di quelle parole si estende e chissà quali menti e quali cuori stia ancora raggiungendo. Non passi sotto silenzio però che stamattina dall'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, nell'ambito del processo per la trattativa Stato-mafia, tra le pieghe di un intricato quadro malavitoso, il pentito ed ex mafioso Carmelo D'Amico parli in questi termini col pubblico ministero. E quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a chiedere di collaborare con la giustizia, con i magistrati? Le motivazioni sono state perché volevo cambiare vita, sia per me sia per la mia famiglia, e non ce la facevo più a fare quella vita. E praticamente poi c'è stato il Papa che aveva scomunicato tutti i mafiosi, e questo fatto mi ha fatto riflettere tantissimo e ho deciso di cambiare vita. Al di là del singolo e specifico episodio, sono le parole del Papa risuonano per tutti a pochi mesi dall'inizio dell'anno della misericordia, come scritto nella stessa bolla di indizione dell'anno santo consegnata la settimana scorsa, come monito a cui predisporre il cuore contro ogni corruzione. Con Francesco si può allora davvero ripetere: questo è il momento favorevole per cambiare vita. Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Andiamo ora in piazza San Pietro per la giornata del Papa, iniziata come di consueto con la messa a Santa Marta. Federico Plotti, a te la linea. Buonasera. Buonasera Letizia, e allora come spesso facciamo apriamo il collegamento qui da Piazza San Pietro raccontandovi la consueta messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. L'umiliazione per se stessa è masochismo, ha detto Papa Francesco durante l'omelia, mentre l'umiliazione subita e supportata in nome del Vangelo invece rende simili a Gesù. Ma adesso riascoltiamo insieme proprio alcuni passaggi dell'omelia di questa mattina. L'orgoglio dei primi ti porta a voler uccidere gli altri. L'umiltà, anche l'umiliazione, ti porta a somigliarti a Gesù. E questa è una cosa che noi non pensiamo.
in questo momento in che tanti fratelli e sorelle nostre sono martirizzati per il nome di Gesù. Loro sono in questo stato, hanno in questo momento la letizia di aver sofferto oltraggi, anche la morte, per il nome di Gesù. Per fuggire dell'orgoglio dei primi, soltanto c'è la strada di aprire il cuore all'umiltà, e alla umiltà mai si arriva senza le umiliazioni. E questa è una cosa che non si capisce naturalmente, è una grazia che dobbiamo chiedere. Di chiudere alcune notizie, Papa Francesco ha preso in considerazione l'idea di compiere una tappa a Cuba in occasione del viaggio, del prossimo viaggio che a settembre lo porterà negli Stati Uniti. E i contatti con le autorità cubane, ha fatto sapere padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, sono solo all'inizio e dunque non si può ancora parlare di un progetto operativo e concreto, insomma staremo a vedere. Poi oggi Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano la Papal Foundation, organismo che da 27 anni sostiene e promuove nel mondo progetti caritativi proprio nel nome dello stesso pontefice. Da Piazza San Pietro è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Federico Plotti ed è il momento del nostro TG Post dedicato come ogni venerdì al grande schermo con Fabio Falzone. Andiamo alla scoperta del nuovo film di Nanni Moretti, Mia madre, una delle tre pellicole in concorso al prossimo Festival di Cannes, un film che affronta un tema fondamentale per la vita di ognuno di noi, la perdita di un genitore. Se ne occuperà questa sera insieme a molto altro, anche Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV 2000 in onda alla 23:50. Prima di salutarvi lasciarvi al TG Post, vi ricordo che se volete potete rivedere il TG 2000 sul nostro sito internet tg2000.it e che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con Attenti al Lupo. Grazie per averci seguito e rimanete con noi.